Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati dalla vostra Maika. Anche stasera siamo su libro aperto per scoprire la mia ultima lettura. Vi ricordo l'indirizzo www.maikamedici.com. Andiamo subitissimo a vedere di cosa si tratta. È un romanzo uscito il 2 maggio, è uno dei romanzi Mondadori e l'autrice è italianissima, Ornella Albanese. Eccolo qua, guardate la bellissima cover, stupenda, Lo schiavo di Antiochia. Vi ricordo che trovate tutte le uscite Mondadori sulla sezione apposita sul blog. Ma andiamo subitissimo a leggere la recensione insieme. Avete mai pensato alle conseguenze di una guerra? In questo momento siamo nel bel mezzo di una che coinvolge il mondo intero, che sia epidemiologica, ideologica o religiosa, essa non lascia scampo, lede anima e corpo. Lui, lo schiavo di Antiochia, cova risentimento, sete di vendetta, rabbia, non conosce paura e ha dimenticato come si ama. Udruntum 1101. I maledetti normanni si propagavano come onda di mare in tempesta, lasciando solo detriti dietro di sé. Erano potenti, implacabili, astuti, si erano insediati in molti feudi vicini. Meglio ricorrere a un signore del luogo che di sicuro avrebbe considerato un grande prestigio avere come moglie un'aristocratica fanciulla di Bisanzio. E il primo atto per un accordo sarebbe stato un dono. Gaddo di Terra Bianca raccontava di aspettare con impazienza uno schiavo saraceno che il mercante Malo, suo amico, gli avrebbe portato da Antiochia. Una figlia femmina usata come merce di scambio, un baratto proficuo per entrambe le famiglie, protezione a un marito rispettabile, d'altra parte, oltre una fanciulla dal fascino innegabile, possedimenti necessari a espandere ancor più potere e ricchezza, un patto vantaggioso e necessario. Al fedele Ippolito il compito più ingrato, trattare. Ma l'odore di guai è più insostenibile dell'olezzo che avvolge il mercato e gli schiavi, lo stesso che l'uomo di fronte al barone di Terra Bianca porta addosso. Si agitò nella prigione di quelle braccia, cercò ancora di gridare, ma la bocca era premuta con troppa forza contro la spalla di lui. Per lunghi attimi temette di morire o di svenire di terrore. Volevo riempirmi le narici del vostro profumo. Adesso il fetore di questa tenda non mi disturba più. Le sventure iniziano da un'occhiata di troppo, con un battito impazzito, sommate a strane reazioni del corpo, sopite e morte da troppi anni ormai. Ma la fortuna fa da contraccolpo, svelando le tessere di un piano che iniziano a collocarsi al posto giusto. Serve pazienza, forza, astuzia e le giuste alleanze affinché più nodi vengano sciolti. E di grandi alleanze si vanta Gaddo, che risulterebbero essere fonte del suo vero successo. Potrebbe capitare di incontrarci di nuovo, io potrei essere libero e voi schiava. Catene e lacci che si sciolgono e si intrecciano come corpi che si amano, per poi perdersi e odiarsi. Fraintendimenti, bugie e segreti, sentimenti inaspettati che travalicano pregiudizi e condizionamenti, istinto e sensazioni guidano le scelte che si riveleranno più lungimiranti del saggio G. Quale fardello nasconde il rinnegato normanno tra le pieghe della pelle e nei solchi delle cicatrici? Cosa lo lega a Gaddo, Eleni? Ma soprattutto, da dove proviene la fame di istruzione? Sarà solo per un tornaconto economico, per potere o senso della giustizia? Chi ama leggere romance storici non guarda epoche o aree geografiche, non sceglie in base a usi e costumi, si abbandona semplicemente tra le pagine per cercare immediatamente il posto nel mondo in un tempo che non ci appartiene più. Non è soltanto un viaggio, la riscoperta di ciò che si è appreso sui banchi di scuola, mescolato alla fantasia dell'autrice, che non fa altro che accrescere e arricchire il nostro bagaglio di emozioni. Mi sono immediatamente incuriosita con la frase del protagonista, che con una sorta di sprezzo, rassegnazione e sfida fa notare a Eleni che le parti si possono sempre invertire in maniera inaspettata. Una frase che racchiude la vera essenza, che vi scatenerà la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro e che vi farà prendere velocità tra le pagine. Perfetta la caratterizzazione dei personaggi, che si lasciano svelare di pari passo con la trama. Segreti che emergono in maniera davvero inaspettata, in modo incantevole e spaventoso. Suggestiva la scena di vento, che c'era un altro messaggio.
Non potrai mai sapere chi c'è dietro una facciata, se l'amico più fedele è un traditore incallito o semplicemente chi ha un mero interesse personale. Un intreccio che vi lascerà a bocca aperta, pagina dopo pagina. Sospiri spezzati, tensione, frasi sussurrate che vi faranno palpitare il cuore. Indifferenza e disprezzo, ma ancora amore. Scene di lotta e guerre descritte minuziosamente, senza violentare lo sguardo del lettore, che si rianima di fronte a un delicato e caloroso abbraccio. Complimenti di cuore, Ornella Albanese. Niente può impedire l'amore. Menzogne, calunnie, vendetta, odio, paura. Niente può scalfirlo. L'amore è davvero il sentimento più potente tra tutti quelli che si agitano nel cuore degli uomini. Quando leggete vi trovate a sottolineare una marea di frasi perché le sentite subito qui, no? Dentro al cuore, sicuramente è già un grosso messaggio, quindi quel romanzo vale. Io penso che no, non è solo, no, una buona scrittura, una bella trama, è proprio come arriva al cuore un romanzo. E questo vi arriva. Veramente, vi arriverà, lo assicuro. Non sono per spoilerare perché, come a me, non piace leggere qualcosa che mi svela poi troppo. Lascio sempre quel po' di curiosità, ma oggi ho avuto difficoltà perché avrei voluto mettere tanti estratti proprio per farvi capire, per farvi arrivare le emozioni che sono arrivate a me. Sono davvero tante, una trama che comunque è veramente, vi tiene veramente incollati perché sarà un mistero, come ho scritto, un mistero concatenato all'altro. E quindi scoprirete ogni emozione del personaggio insieme alle vostre. Sarà soprattutto Eleni avrà dei. Subirà dei cambiamenti proprio e farà una scelta che è dettata completamente dal cuore, quando ancora il suo schiavo sarà ancora completamente, tra virgolette, ignoto, quando non conoscerà niente di lui, lei avrà già preso la sua decisione. E vabbè, lascerò scoprire a voi. È veramente, veramente meraviglioso. Quindi vi ricordo che il libro recensito oggi, video recensito si dice, sì, eccolo qua, è questo, Lo schiavo di Antiochia, Ornella Albanese, che trovate ovviamente sui social. E potete trovare, ecco, la recensione sul blog www.maicamedici.com e la video recensione la legherò qua sotto, oltre che sul canale YouTube e ovviamente su IGTV. E che dire? Mi trovate anche sul gruppo di A Libro Aperto. Vi ricordo, andate a recuperare tutti i romanzi Mondadori. Prestissimo, credo, spero, dopodomani, arriverò con un'altra bellissima novità. Ok, sempre dei romanzi Mondadori. Io vi saluto, vi mando un abbraccio che è purtroppo soltanto virtuale ancora e a prestissimo.